sono 12, 15 anni. Faccio l'intervista io a te. C'ero stato da ragazzi. Ma infatti iniziamo così, ragazzi. Vedete qua? Adesso non... c'è il Mar Rosso. Io mi ricordo di te che parlavi in strada, che facevi tutte le... anche. I giri, la metro, Carrefour, dove sei andato. Sì, brava, brava. Sì, le... faccio dei vlog, sì, per far vedere un po' la quotidianità qua. E là, salute. Voilà. Inaugurazione un po' anche della casa. Io sono orgogliosa della mia casina. È molto bella. Quindi questa l'hai arredata tutto tu gli interni? Sì, così dai mobili, però tutto quello che è accessorio, tutti i componenti d'arredo, sì. Rifatta completamente tutto, dalle tende, divano. Poi è bello, hai scelto questo color scheme pastello, deve essere spettacolare quando c'è... Di giorno c'è la luce sole che entra, è veramente bellissimo. Bene. Ci prendiamo a noi. A Cristina. No, salute. A noi, grazie a noi. Mille. Ma di che? Grazie a te. A questa bella casa. Salve. Ah, non l'avevo mai visto questo, lo sai? Oddio, ma che è? Non è il Valmonte. Non è il Valmonte, ho cambiato. Ok, ok. Ho cambiato perché secondo me ci ho preso. Sì, è vero. È vero, mettiamo un po' in frigo. Ma messo nel freezer. Ormai. Quello è un freezer. Quanto tempo fa ti sei trasferita qui, Cristina? Allora, mi sono trasferita qui da pochissimo, definitivamente. Mm-hmm. Sharm la conoscevo già da anni che la frequento. Ultimamente mi ha detto torna a Sharm perché merita, è bello, si è rinnovata, si sta modernizzando. Io ho girato il mondo come guido, per cui ho visto tante cose nella mia vita e mi sono affezionata a Sharm, non so, sento proprio un trasporto di energia verso questa terra. Hai girato il mondo e perché proprio Sharm? Questa cosa mi interessa, perché uno potrebbe pensare ad altre località, cioè, no, io l'adoro, tutto il canale dedicato all'Egitto, sì, è ben chiaro, e tu da donna come la vivi, perché hai scelto proprio Sharm? Ma sono rimasta stupita anch'io dalla sensazione che mi dà questa città, chiamiamola così. E proprio Sharm, sono serena, sto bene, mi piacciono i colori, mi piace la gente, mi piace l'energia che trasmette. Io penso che il connubio tra deserto e mare crei proprio un'energia particolare ed è difficile da trovare in giro per il mondo. E anche un po' il Sinai, ecco, che ha questa... da millenni ha questa particolare energia. Sì, sì, non ci credevo. Tutto quello che è successo. Io poi nella mia vita ho un bisnonno che è nato a Porto Suez. Ok. Ecco, per cui nel mio DNA probabilmente c'è una microcellula egiziana. Richiamo di casa. Mi faceva il canale. Porto Suez è nato, sì. La prima volta che sei venuta a Sharm, quando è stato? Nel 1900. 20 anni fa. Esatto. Una cifra, diciamo così. Sì. Eri venuta in vacanza, sì, o per lavoro? Sono venuta in vacanza, sì, in vacanza. E già dalla prima volta ti ha colpito così? No, allora sì, prima volta sono venuta a Domina, era 20 anni, 30 anni fa forse, c'erano solo 4 resort, Mövenpick, Domina e altri 2. Se arrivava c'era ancora la strada sterrata, mi ricordo questo particolare. Poi sono ritornata all'inizio degli anni 2000, e poi 2007-2008 sempre al Domina e poi quest'anno non so perché, forse la pandemia, ho detto vabbè, ho voglia di andare in un posto più vicino e dei miei amici mi hanno detto vai a Sharm, torna a Sharm, vedrai che bello. Io, ma no, Sharm sono già stata tante volte, voglio cambiare. Mi hanno convinto, sono venuta ed è stato un disastro tra virgolette perché mi sono innamorata. Quindi quest'ultima vacanza prima che sei venuta a vivere qua, quanto tempo è stata? Io ho fatto tutti i mesi, sono stata qui 2-3 settimane, a novembre sono stato un mese intero e ad agosto sono stato un mese intero, insomma ho fatto dei lunghi periodi. E poi hai deciso di affittare questo appartamento, sì, giusto? Sì, questa casa. Poi, sì. Ragazzi, c'è una vista spettacolare sul Mar Rosso, ovviamente, sì. Adesso te lo vediamo. E lei ha arredata tutto? Io sono sempre stata arredatrice d'interno. Okay. Arrivo dal settore della moda, ho lavorato tantissimi anni per Gianni Versace, qui ero consulente proprio personale sua per tutto quello che riguardava l'accessorio e poi dalla moda sono passata all'arredamento di yacht e case, ville. E adesso mi sono divertita ad arredare questa piccola casetta
a cui tengo molto e sto molto bene, mi piace tantissimo. È bellissima, è accogliente, è sofisticata, non è opulenta, ma se eventualmente qualcuno guarda questo video e volesse, e fosse interessato, sei disponibile o da ormai non... No, sono sempre operativa, per tutto quello che è discorso creativo sono sempre operativa. Io ti chiedevo adesso perché Guido mi raccontava che tu per anni... sei stata pilota? Io sì, ho corso per 20 anni, ho fatto più di 200 gare in giro per l'Europa, anche nel mondo, perché ho vinto in Giappone e ho corso, ero pilota ufficiale Alfa Romeo con le auto storiche e poi ho fatto anche campionato italiano, campionato europeo con le auto moderne. Ho vinto tanto, ho avuto tanti successi, adesso causa un po', l'età un po', quello che ogni cosa al suo momento, mi sono fermata, però se ci fosse un sedile libero, anzi, io direi questo sarebbe un posto bello per portare un autodromo, per costruire un autodromo. Questa è la mia. C'è un progetto, questa voce che gira, ho visto anche qualche progetto. Anch'io l'ho sentita, però. Già in atto di portare qua la Formula 1. Io sono anche istruttrice di guida sportiva, per cui. Spostare l'aeroporto e portare la Formula 1. Sai che tu l'hai visto quel Ghibli Raceway, c'è cioè un piccolo go-kart track, prima del Cine Gran Casino? Sì, certo, non sono ancora andata a visitarlo, devo andare, ma l'ho già invitato. Però c'era Verstappen lì, quando era ragazzino, ha fatto una delle sue prime vittorie. Ma dai! Sì. Caspita. E poi c'era la foto del ragazzino che era tutto, sai, adesso è un po' aggressivo, sei un pilota come personaggio, sì. Tutto con... con le lentiggini, interessante. Ne parlano da tanto tempo, come dicevi tu qua, l'ambiente è impressionante. Io tante volte, quando ad esempio dal Cairo, c'è questa strada col deserto da una parte, il mare dall'altra, sembra di stare in un videogame, sarebbe una location fantastica. Ma secondo me Sharm deve diventare Abu Dhabi come idea. Cioè, anche perché la temperatura qui è meno calda che in Arabia Saudita, per cui sarebbe perfetta per fare delle gare. La stessa Arabia Saudita che sta aprendo, adesso la Parigi Dakar la fanno in Arabia Saudita, e anche lì parlano di fare circuito Formula 1 in Arabia Saudita. Sai che la Lamborghini, vabbè, non c'entra più niente. Ho visto Tonino Lamborghini, ma lui sta costruendo anche un resort, no? Nuovo? Qui? Sì, mi sembra. Però se ne costruisce uno nuovo lì, per sai che faranno la marina? Eh sì, certo, fanno il porto. Beh, io direi che con queste novità Sharm diventerà veramente un fiore all'occhiello. Cioè, sarà proprio il progetto è molto ambizioso, anche perché è collegato al progetto della nuova città che stanno costruendo esattamente qui di fronte, Neom, i sauditi, che sarà la nuova Dubai, la nuova Abu Dhabi, e sarà completamente green. E poi c'è questo accordo, pare, politico importante tra Arabia Saudita, Egitto, Giordania e Israele per fare tutta questa zona un porto franco e farci arrivare le navi da crociera per grandi. Il progetto è estremamente ambizioso ed importante. Ma collegandomi a te, Guido, ho sentito che proprio Sharm e Hurghada tra 2 anni diventeranno proprio città green. Tutti i taxi, tutte le macchine saranno sostituite da macchine elettriche. Sarebbe interessante fare Formula E. Non so se hai girato un po' le strade dietro, stanno costruendo tutte strade nuove, cavalcavia. Ho visto, io sono veramente... Ma poi fanno dell'oggi e domani? Sì. Cioè tu vai a buttare la mondessa e ce l'ho dopo in palazzo là. Sono impressionata, io mi sto un po' perdendo per conoscere. Ieri sera ho preso la macchina, sono andata in giro, dove vado, di qui, di là. Ma delle strade pazzesche, perfette, bellissime, illuminate. Allora, perfette non lo so, se tu fai... Perché praticamente... Se non piove, perfette sì, vabbè, perché non piove. Ragazzi, cioè, diciamo che... La strada Salam è quella, cioè, questa qui, no? L'arteria principale. Poi ci sono due parallele, fondamentalmente. Tu vedi la parallela di mezzo, dopo la pioggia, sono le parti del marciapiede, hanno costruito sulla sabbia. Quindi c'è la strada, marciapiede, è deserto. L'acqua è scesa. Quindi sono venuti a mancare proprio pezzi di strada, sembra... ma questo non dice. No, beh, vabbè. Come quando ho piovuto l'altro giorno con 14 macchine graffettate. Sei rimasto per strada? No, per fortuna no, perché qualche abilità di guida ce l'ho anch'io, questo con un motoscafo andavo con l'acqua. Acqua planning? Sì. Beh, adesso non so, ma io da quel
poco che ho così appreso, gli arabi stanno puntando molto su questa costa. Assolutamente. Ecco, per cui mettendoci in mano loro, senz'altro faranno delle cose molto interessanti. Che l'Egitto comunque è uno dei paesi, forse il paese che ha il PIL in crescita più alto di tutta l'Africa, anche davanti a Sudafrica. Esatto. È un paese che è uno dei paesi più popolosi di tutta l'Africa, perché ha più di 100 milioni di abitanti. È il secondo o terzo paese musulmano più popoloso. Ed è un paese ricco di risorse, perché ha il canale Suez, ha il turismo, ha il gas, il petrolio, un sacco di cose. Ed è un paese comunque in una crescita esponenziale. Poi è ovvio che ci sono sacche più dedicate al turismo egiziano. Qui il turismo egiziano di alto livello io non c'è più, c'era una volta, adesso non c'è. Secondo me c'è Alguna, lo trovi, nella zona mediterranea. Ma no, no, tu stai qua. Siamo in pausa. Questo è il Coral Bay, lì c'è il mare, la festa, la vita. E questo è il bellissimo giardino di Cristina. Siamo in low light, ragazzi, quindi. Ma allora, da donna. Ecco, da donna. Da donna. Come ti sei sentita? Come ti stai sentendo qua? Ma io mi sento bene, a parte che sono una molto coraggiosa, sì. Per cui già avendo girato il mondo da sola e avendo visitato paesi anche molto molto più rischiosi. Certo, che anche può perché essere... qua rischioso non è tutto, ma per cui per me è semplicissimo, esco tranquillamente alla sera, vado al ristorante, vado anche a ballare. Mi sono già fatta una bella cerchia di amicizie con la massima facilità. Vabbè, tu sei una ragazza estremamente simpatica. No, vabbè, ma sai, Guido, quello non vuol dire proprio lo spirito. No, con lo spirito paura, giusto, cioè. Però invece l'ho trovato molto più sicuro che a Milano. Indubbiamente. Sì. Cioè, alzo le mani in Egitto. Qui almeno assolutamente, poi magari al Cairo sei come in tutte le metropoli. Vabbè, se uno si infila nelle stradine buie del Cairo, ho notato anche da donna che gli egiziani, perché siccome gli egiziani hanno la nomea di quelli che rompono le scatole, di quelli che appena vedono una donna, allora bisogna saperli prendere. Io ci scherzo, dicono qualcosa, ci rido e basta, e si diventa amici, ma non ho mai avuto un momento di imbarazzo. Assolutamente. Invece ci sono certe signore così che un attimino, Dio, ma salutato, Dio, aiuto, cosa vuole, cosa fa, cosa... ma ha dato la mano, Dio, chi è? Cioè, c'è un po' questa idea dell'egiziano. Vabbè, immagino che in Italia qualcuno ti avrà detto, ma dove vai, in Egitto? O no? Qualcuno sì, ma che vai a fare in Egitto? Ho detto, ragazzi, venitemi a trovare. E tu hai subito rispondere, ma chi ci stai a fare tu in Italia? Ma io vi dico di più, che ho invitato già tanti miei amici e anche appunto mie amiche donne. Da una settimana sono diventate due, da due già la mia amica ha comprato la villa qui di fianco. Ed è un'amica che abita, voglio precisare, a Saint-Tropez, dove vive nel lusso, dove altrettanto villa a Saint-Tropez. Lei è venuta qui, si è trovata bene, ha detto no, adoro anche magari la semplicità. Adoro la parola di giù, stavo dicendo quello. Ecco, adoro il sapore che ha questo posto, adoro il mare meraviglioso, perché questo è uno dei più bei mari al mondo. Io ho girato Maldive, ho girato Mauritius, Seychelles, tutto. E l'atmosfera, la cordialità, l'egiziano è cordiale, non è invadente, bisogna dividere, così. Fare un po' una selezione, capire chi veramente è simpatico e chi invece è quello magari un po' meno. Però questo c'è dappertutto. Dappertutto, brava. Non fermatevi nel resort. Brava. Perché tutti vengono qui una settimana, 10 giorni, e fanno solo piscina, reception, camera, piscina, mare. Uscite. Proprio di questo parlavamo con Omar ieri sera, e non sono solo gli italiani. Perché mi dicevamo che ci sono un paio di alberghi pieni di inglesi che vanno alla birra, alla piscina, sono contenti. Ma sai, ma questo dipende un po' dalle inclinazioni, sono curioso della vita.
dei posti, dei viaggi, non stare nel resort. Se magari niente, c'è anche malinformazione, non uscite perché è pericoloso. Sì, no, ma guarda, sì. Io guarda, ho sentito persone, no, ma mi hanno detto che è meglio se sto in albergo. Non è vero. Grazie. Fate vivere Sharm, fate vivere l'Egitto perché se lo merita. Ma lo sai chi è spesso che fa questa disinformazione? Agenzie. Dai, sì. Sono le agenzie stesse. Quando arrivano, io devo fare un video, ve lo farò. Ci sono dei vlogger russi bravissimi che parlano. Appena arrivano sul pullman, il posto è pericolosissimo, sì. non uscite. Non allontanatevi. Comprate tutto da me. Per interesse. C'è fida di me, quindi compra su di me. Venatore lo dicono Sharvecchia, dico guarda, se ti vuoi comprare l'escursione a Sharvecchia, perché te la compra. Fondamentalmente è un paesino dove c'è la moschea, ci vada tranquillamente da solo, certo. Per shopping, passione laterale. Certo. Sulla paura si guadagna. It really boils down to our ability to accept. Ho scelto di venire qui proprio perché mi fa star bene, sto bene. Poi con la situazione generale che c'è in Europa, assolutamente non voglio starci, per cui lascio passare questa ondata di malessere, di confusione. Sei tranquillo, vuoi stare i nonni, non baciare. Di negatività, chiamiamola così, che c'è in questo momento. Qui siamo sereni, siamo andare in spiaggia, siamo liberi, c'è più convivialità, come si può dire, sì, più conviviali, c'è più rapporto umano anche, c'è più spontaneità, e questo è importante. Ma quando tu prima dici alla tua amica che di Saint-Tropez è venuta qua, tu stessa, penso che... Io ho vissuto a Saint-Tropez, scusa se ti ho interrotto, no, ma una cosa viene... Io ho vissuto a Saint-Tropez, durante proprio anche il lockdown, dovevo redare delle case, e... ma... innamorata di Saint-Tropez, non mi manca. Dobbiamo dire che a Sharm c'è anche una nightlife pazzesca, sì. Sembra essere Ibiza, discoteche meravigliose, spettacoli stupendi che nessuno magari va a vedere, però al Taj Mahal venerdì sera ci sono i più bei DJ importanti del mondo, cantanti, show. E poi ci sono di sera di feste, c'è cioè Sharm, sì. Marquise, lo Space. Abbiamo 10 discoteche, una più bella dell'altra, e sono veramente all'altezza, devo dire all'altezza di tutto quello che è. Io quando ho iniziato proprio per quello, siccome Guido mi ha parlato un po' del tuo background, ho fatto pilota, hai viaggiato tutto il mondo, quindi è evidente che sei una persona che ha fatto la scelta di venire qua, non è che eri obbligata a venire qua e non potevi andare. Potevo andare ai Caraibi, potevo andare a Miami, a San Diego, potevo andare ovunque. Io non rinego l'Italia, amo le bellezze, l'Italia è il paese più bello del mondo, ma in questo momento circola veramente un'energia troppo pesante, la gente non è più felice, non c'è più lavoro, non c'è più quell'atmosfera che c'era prima. La stessa Milano, era la Milano da bere, la Milano delle sfilate di moda, la Milano dell'arredamento, di tutti gli eventi più importanti al mondo, dove io ero spesso presente, è scomparsa. Per cui anche solo andare al ristorante a Milano ti senti, oddio, tutti uno distante dall'altro, non parlare con uno, non parlare con l'altro. Qui siamo liberi, liberi. E come diceva Guido, la semplicità, la cordialità e il sorriso. Ma io ancora adesso... ho la sensazione quando devo prendere il volo, infatti lui mi ha detto no, torno in Italia, non sei sicuro, cioè lasciare questa serenità per andarmi a ributtare una sensazione di proprio prigione, non so come dirti, di... pesante negativo. Ogni volta che parto mi sembra di andare in galera. Molta gente ne risente, io in qualità della mia ex professione l'aumento di certi tipi di farmaci è stata esponenziale, certo sofferto lo psicologico. Ma infatti Guido, guarda, io sono stato molto stressato da questo programma, quindi ho bisogno, diciamo, di curarmi. Quindi per favore. Sì, ecco, per favore, Cina. No, aspetta, porta qui la bottiglia, porta qui la bottiglia. Anche cioè, noi brindiamo con questi meravigliosi bicchieri. Perché io sto bevendo piano. Questi sono i bicchieri fatti a mano, proprio uno diverso. Allora, guarda. Qui in Egitto, a Sharm. C'è un posto bellissimo
che si chiama Tunis. Che belli che siete. Siamo belli. Ah, vicino all'oasi... Al Fayum. Al Fayum, dove fanno le ceramiche. E sono bellissime a prezzi... Ah no, basta, io sono... Voglio per favore venire in Russia. Questa scaramanzia di ogni paese è una scaramanzia. L'unica cosa che manca un po' charme è un po' lo stile europeo, qualche negozio un po' più. Lo stai portando tu? Eh sì, magari. Perché? Magari. Qualche negozio un po' più? Fashion. Parli. In generale. Perché c'è proprio piccato interno? È per quello. No, qui. Cioè, trovi solo cose loro locali, ragazzi. Cioè cose artigianali, souvenir, però non c'è una bella boutique, un bel negozio di arredamento. Io sto impazzendo per cercare degli oggetti un po' particolari, tipo devi dire come al Cairo, no? Ecco, beh, bisogna andare fino al Cairo, se no andiamo al Farsha, che allora lì è un'esposizione a cielo aperto e poi di cose antiche meravigliose. Ecco, manca proprio un bel negozio di Art Deco fatto bene, in particolare non c'è un bel negozio d'abbigliamento giusto, non c'è, faccio fatica, però noi prendiamo l'aereo e andiamo a Milano a far shopping. Esatto. O vai a Milano o vai al Cairo. Sì. Al Cairo ci stanno, soprattutto se poi ti serve per arredare casa. Ma adesso con tutte le case, le ville che stanno costruendo qui, un attimino un po' l'espansione edilizia, la gente cerca. Io tante persone hanno detto, ma dove possiamo andare a comprare, a fare? Sono tutti un po' in difficoltà. Guarda, io ho un negozio, un piccolo negozio di proprietà davanti al casino, quello di Cozzo. Ma perché negozio... non facciamo un container di... Facciamo un negozio di design. Ma se tu hai il piccolo spazio, sì. Ci penso io a tirarti su... Facciamo un negozio di design. Volentieri. Tu fai, dirigi... Io metto lo spazio, Guido finanzia. Tu metti? No, mi piace. Vabbè, al momento si inizia con poco, poi man mano, no? Che differenza tu senti fra Sharm e il Coral Bay? È una sorta di San Marino, poi. Allora, Coral Bay è una struttura molto bella, una struttura che ti offre tutto. Amo star qui, ho scelto la casa qui perché qualsiasi cosa, scendo la spiaggia, scendo l'animazione, abbiamo 7 ristoranti, feste tutte le sere, però a me piace vivere fuori, per cui vengo a dormire al Coral Bay, ma vivo Sharm all'esterno. Poi la sera che magari sono un po' più stanca, scendo ogni ristorante, ho il mio spettacolo, vado in palestra, faccio le mie cose, però diciamo che è un punto di riferimento. Coral Bay è un'istituzione molto molto bella, la consiglio vivamente, però vivere l'Egitto è un'altra cosa. Abbiamo delle spiagge meravigliose fuori. Io dico sempre che venire qua mi sembra di stare in piazzetta a Ischia. Allora, ragazzi, può essere un pregio o un difetto, qui si vive l'Italia. Si vive l'Italia. Io non sono venuta qui per vivere l'Italia, sono venuta qui per vivere l'Egitto. Per cui mi piace anche cambiare resort, andare a cena da una parte, dall'altra, visitare. Qui abbiamo dei resort, tutte 5 stelle, lo sapete meglio di me. Allora, se queste compagnie si sono stabilite qui, vuol dire che un potenziale c'è. Dal Four Seasons, a Rixos, a tutte le catene più importanti al mondo. Sì, quello che noto che manca un pochino, che mi piacerebbe, però non ci sono ancora riuscito. Avere... più scambi, più circoli internazionali, no? Perché vedo che i russi fabbricano i russi, gli ucraini, italiani, gli inglesi, cioè mi piacerebbe una comunità più internazionale, che ne so, una festa tipo Hollywood Party con un mix Ma adesso non so, il campo da golf. Il finanza la festa Hollywood. Ma il campo da golf. La festa la finanza. Campo da golf è operativo o no? Perché il golf. Ma quale con la golf Heights? No, vedi, allora manca. Un bel campo da golf c'è, ma non è operativo. Apriamolo, ragazzi, perché quello attira gente importante, tornei, tutto quanto. E campi da tennis,
No, so, no, Campione del Tempo sono stati al Sole. Ma fanno qualcosa di... Al Sole, sa voi c'è stata? Sì. Hai visto la parte del tennis? Sì, sì, sì. Praticamente lì il proprietario del Savoia ha creato il zoo. E ha messo questi 4-5 campetti, però ha creato una bella economia. Adesso ci sono numeri 100, 200. No, sì, fanno anche tornei. Si vanno a allenare, c'è un torneo. Sharma sta tirando tanti... Ma le potenziali... Francesco Bilardo, ciao Francesco, che viene qua a allenarsi sempre. Dimmi. Grazie mille per averci ospitato, è stato un piacere. No, è stato un piacere vostro, avete portato dolci meravigliosi, lo spumante champagne egiziano. Tra l'altro vi consiglio, fai vedere, la vita. Tutt'altro che male, la vita rosé. È un inno alla vita questo. Meglio del Valmont. Se va bene. È un inno alla vita. Cioè, provo da spaccarsi da portatemi una bottiglia di vino dall'Italia. Quando venite, mi raccomando, bottiglia di vino dall'Italia. Però. Quindi vedremo Cristina ancora, aspettiamo che apra il suo canale, così sarò il primo ad iscrivermi. Grazie ancora. Esatto. Se volete arredare casa e volete farlo con gusto, avete adesso un'opzione. Un giorno... E non abbiate paura di chiedermi consigli, perché sono... Un giorno ci vediamo a colazione, così ci fai vedere anche il mare. Grazie ancora, Cristina. Grazie a voi, davvero. grazie a te. Vabbè, a me li belli. Sì, da copertina. Non c'ho lo stacchetto, allora c'è una scelta, guarda che male. Questa realtà non sta a sognare. Mentre di bere il cappuccino, passavo camminando un bellino, mi tocca fare. Lasciarmi il sci, guarda che mare. Questa realtà non stai a sognare. Mentre ti bevi il cappuccino, passa un cammello, un beduino.